a tutti, io sono Irene e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video molto delicato perché andremo a trattare appunto un argomento non proprio leggero, anzi forse per niente, ossia l'Olocausto. Perché non so, mi sembrava giusto argomentarlo, prima di tutto perché ieri è stata la giornata della memoria, secondo perché che ci sta a fare la giornata della memoria se non si ricorda? Bene, partiamo video. Io spero di essere più oggettiva possibile. L'Olocausto è il genocidio degli ebrei da parte della Germania nazista e lo sterminio di persone ritenute inferiori e indesiderabili per motivi razziali e politici. Tra il 1933 e il 1945 ci furono circa 17 milioni di vittime, tra cui 6 milioni di ebrei. La parola olocausto deriva dal greco holocaustos, che significa bruciato interamente. Per lo sterminio degli ebrei, però, è meglio utilizzare la parola Shoah, che significa catastrofe. L'Olocausto viene anche esteso a gruppi di persone ritenute inferiori, come i Rom, gli omosessuali, testimoni di Geova, malati di mente, portatori di handicap. L'eliminazione degli ebrei viene organizzata dalla Germania nazista con dei complessi apparati amministrativo, economico e militare. Ebbe inizio nel 1933 e proseguì durante la Seconda Guerra Mondiale il concentramento, la deportazione, lo sterminio fisico e la struttura di annientamento, la cosiddetta soluzione finale della questione ebraica. L'annientamento degli ebrei nei campi di sterminio non può essere paragonata a nessun altro episodio storico per la sua caratterizzazione e la sua grandezza. Il libro che vorrei consigliarvi, che tratta di questo argomento, ovviamente è Il bambino con il pigiama riga di John Boyne. Questo libro è stato poi trasformato anche in un film, se vi va di vederlo, sono entrambi ben validi ovviamente, quindi. Questo libro racconta di un bambino, Bruno, di 8 anni, che abita a Berlino, che però viene trasferito a causa del lavoro del padre, che è un ufficiale nazista, in un posto, un po' di campagna, un po' sperduto, proprio perché è vicino a un campo di concentramento. Questo però lo sa solo il padre, anche sua moglie era all'oscuro di tutto, però il piccolo Bruno, durante le sue esplorazioni, viene a scoprire del campo di concentramento. La mamma è incazzata a morte perché giustamente sapeva comunque del lavoro del padre, sapeva dei campi di concentramento, però voleva comunque tenere protetto Bruno da ciò che gli circondava, insomma, del lavoro del padre. Bruno però incontra Shmuel, un bambino ebreo, che non sa perché, cioè non sa effettivamente perché in quel campo di concentramento, sa solo perché l'hanno portato lì perché lui era ebreo. Un giorno, dopo vari incontri tra i due bambini, Shmuel dice a Bruno che non trova suo padre. Allora a quel punto Bruno decide di aiutarlo perché comunque sono diventati amici. Quindi si fa dare da Shmuel dei vestiti uguali ai suoi per confondersi, no? E così entra in questo campo di concentramento scavando la terra e entrando appunto da sotto il recinto, entra per cercare il papà di Shmuel. Vengono catapultati in una camera a gas che loro credono sia una semplice doccia, come tutti gli altri ebrei che erano lì con loro, e quindi vengono uccisi da questa camera a gas e moriranno lì. Ovviamente Bruno è scomparso da casa, diciamo, da ore, e la mamma ha ovviamente il sospetto che lui fosse al campo, infatti andranno a cercarlo, vedranno i suoi vestiti vicino al recinto e la buca che lui aveva scavato per entrare e capiscono che per lui non c'è più niente da fare, anche se il padre fino all'ultimo non si arrende, va a cercarlo proprio nel campo e lui entra nel campo, lo cerca. Però poi si rende conto anche lui che suo figlio è caduto nella, diciamo, nella sua stessa trappola, la trappola del padre che aveva ideato per gli ebrei. Questo libro è durissimo, è molto molto duro,
Però io l'ho riletto in questa settimana che ha proceduto la giornata della memoria, che è stata ieri. Io arrivo un giorno di tardo, però penso che vada sempre bene ricordare questi episodi, le vittime che ci sono state, che sia il 27 gennaio, che sia qualsiasi altro giorno, penso che vada sempre bene ricordare. Io ve lo consiglio, vi consiglio anche di vedere il film se non avete voglia di leggere il libro, perché anche il film è valido, è comunque un modo per ricordare le vittime, comunque anche molto, molto simile al libro, ovviamente, per quanto sia stato possibile renderlo più simile al libro. Il film invece che vi voglio consigliare per quanto riguarda l'Olocausto si chiama proprio Shoah del 1985, diretto da Claude Lanzmann. In realtà è più una specie di documentario che film, però comunque è ben fatto, io l'ho visto proprio ieri, è ben fatto, quindi posso consigliarvi questi due perché in realtà non sono molto informata per quanto riguarda film e libri riguardante l'Olocausto perché ho letto solamente Il bambino col pigiama a righe e ho visto questo documentario, ovviamente. Un'altra cosa che vi posso consigliare, ma che non c'entra molto, è la serie TV Band of Brothers, che è in realtà concentrata sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi parte con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e però alla fine arriverà che l'esercito americano scopre i campi di concentramento, adesso non ricordo bene dove, però io ho pianto come una cretina, come una bambina, perché è stato molto molto emozionante il momento in cui l'esercito americano ha aperto le porte, i cancelli del campo di concentramento e questi ebrei che stupiti, tipo Dio, sono venuti a liberarci, giustamente. Questa cosa mi ha emozionato tantissimo. C'è una scena in cui un ebreo abbraccia un americano e dice, oh, piangendo, giustamente felice per la felicità perché non ci voleva credere. E hanno cercato anche gli ebrei di spiegare il motivo per cui erano lì, ma non lo sapevano neanche loro effettivamente perché c'erano, quindi è stato molto molto bello, una scena molto commovente, quindi vi consiglio di vederla, anche se comunque è solo una parte concentrata sul campo di concentramento, sul sterminio degli ebrei, però è comunque una scena molto molto bella, credo che sia la più bella di tutta la serie TV, nonostante mi sia piaciuta molto tutta quanta. Bene, questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e che abbia reso un po' onore, diciamo, che abbia potuto ricordare così le vittime dell'Olocausto, che non siano solo gli ebrei, ma anche tutti quanti gli altri, tutte le altre vittime che sono passate sotto le grinfie della Germania nazista. Lasciate un like se volete, io anzi no, non vi chiedo like, non chiedo di iscrivervi al canale in questo video perché non me la sento di farlo. Spero solamente che voi abbiate potuto vedere tutto questo video, che possiate dedicare almeno questi 10-12 minuti di video a ricordare ciò che è stato. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti!